Ora veniamo al lavoro di tutti gli altri chef italiani in vista del Natale. La maggior parte degli italiani, come da tradizione, trascorrerà la vigilia del Natale a casa tra amici e parenti. Ma è per il 25 dicembre che la tavola del ristorante attirerà più avventori. Secondo uno studio della FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, oltre 7 milioni di persone trascorreranno il giorno di Natale in un locale pubblico, in Italia o all'estero. Sono il 12% del totale, anche se 8 italiani su 10, vale a dire l'84,5%, in leggero calo rispetto allo scorso anno, resterà a casa propria, a scegliere il ristorante soprattutto i giovani. Sono ben 7 milioni che decidono di vivere la familiarità e il piacere della festività al ristorante e ben 1.700.000 in più rispetto al 2014. E senza che nulla manchi all'appello, tra primi, secondi e bollicine, i prezzi saranno attorno ai 50 euro a testa. All'insegna della sobrietà, della qualità e della tradizione, ma soprattutto la grande attenzione al non spreco. Ma la situazione non è uniforme. In città come Roma, dove più forte resta ancora il timore dopo gli attentati di Parigi, il mondo della ristorazione e del turismo fa fatica e si segnala per adesso un calo delle prenotazioni. Si cerca di recuperare, sperando anche nel last minute. La gente non viene, i clienti non arrivano perché hanno un po' paura, terrore di tutto questo. Parlare di tutto, che ci saranno attentati. Quest'anno per la prima volta invertiamo, chiudiamo la vigilia di Natale e siamo aperti il giorno di Natale. Stiamo faticando, io sono fiduciosa perché da buona italiana confido nel nostro paese, quindi la mia accoglienza e lo sprono a venire è al 100%. Purtroppo c'è stato un calo per i tragici momenti avvenuti a Parigi. Ma per il resto comunque ne stiamo uscendo fuori, la gente c'è, la presenza c'è, il lavoro, grazie a Dio, comunque non viene a mancare. E sì, secondo me stiamo andando abbastanza bene.